relatore e il consigliere Salvatore Ciuccio, assessore al bilancio. L'argomento è stato, parzialmente trattato dalla commissione. Il consigliere non è in commissione, se qualcuno vuole fare un'introduzione, forse il vicepresidente, il consigliere Enrico Romano, sui lavori della commissione. Sì. Quantomeno solo per l'argomento dell'IMU, quando lo parleremo le date. Sì, posso solo relazionare brevemente, diciamo, c'è stata stamattina la commissione di statuto e regolamento. Devo dire che c'è stato un equivoco perché il gruppo di maggioranza ha avuto 4 ore di ritardo, perché noi pensavamo che sarebbe stato il presidente, in realtà pare che sia stato fatto presente il suo ritardo. Il presidente ha lasciato la riunione dichiarando di poter rinviare l'argomento perché non era stata relazionata a parte uffici la ragione perché andavamo a rinviare le cose. Quindi ha chiesto di rinviare l'argomento. A questo punto poi è arrivato l'ingegnere Russo che era stato convocato e poiché diciamo i tecnici convocati erano stati convocati per verbalizzare, ovviamente diciamo, la richiesta era stata fatta per verbalizzare. La commissione ha ritenuto di non toccare perché l'argomento era più grande c'è una scadenza di tempo, nel caso di esaminare l'argomento, stava ulteriore approfondimento nel Consiglio Comunale, è stata fatta la dichiarazione da parte del capogruppo, oggi sono in avanti, ho fatto questo, è stata esaminata l'argomento ed è stato evaso. Allo stesso modo è stato evaso il secondo argomento, per cui diciamo come gruppo di maggioranza ci sforziamo di evitare il gruppo comunale. Per quanto riguarda invece la segnalazione fatta agli uffici, è un argomento di ufficio, per cui forse la Presidenza avrebbe dovuto chiedere all'ufficio internazionale se l'argomento non fosse stato completo, questo non è tutto, per cui in ogni caso noi abbiamo tenuto di esaminare, ulteriori argomenti, da esaminare per quale motivo. Non so se sull'argomento di avvicinare il fatto di migrazione della di minoranza, altrimenti passiamo alla trasmissione. Sì, un attimo solo il segretario per la presidenza. Giusto per chiarire, il presidente della commissione regolamenti con nota scritta ha chiesto l'assistenza di un funzionario del settore secondo per la verbalizzazione. Ha chiesto solo per la verbalizzazione, già che l'articolo 55 del nostro regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prevede che sia il segretario a designare il funzionario addetto alla verbalizzazione. Faccio presente che io ho designato in via ordinaria il dipendente Luciano Garofalo e anche altri dipendenti del settore primo in sua assenza. Quindi se il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti avesse chiarito che invece gli serviva un funzionario per l'assistenza per relazionare sul regolamento, avrei fatto presente la cosa responsabile del settore, anzi secondo me lo facevo io le funzioni di responsabile del settore finanziario. Diversamente invece per il sesto settore è stata chiesta specificamente la presenza del responsabile, il responsabile quindi è venuto, quindi mi sa che è stato non c'è stata una richiesta precisa, questo volevo per la verbalizzazione assistere il dipendente Garofalo. Grazie. Consigliere Cotrodo. Io quindi faccio semplicemente la dichiarazione che ho fatto in commissione, riteniamo che non siamo stati messi, cioè nessuno componente sono messe nelle condizioni di poter effettivamente esaminare con la dovuta attenzione l'argomento, ed è il motivo per cui dopo la relazione dell'assessore al momento della votazione questo gruppo si assenterà dall'Aula per prendere questa votazione. Possiamo quindi passare alla relazione, la parola al consigliere Ciuccio che è il relatore della Commissione. Sì, grazie Presidente. Allora, il regolamento che avete esaminato, che ci avete nella documentazione,
carteri, ricalca il vecchio regolamento IMU e CASI che è accorpato, e poi in generale delle, appunto, le scadenze e le aliquote che sta facendo la Consiglio Comunale. Infatti abbiamo in questo Consiglio Comunale abbiamo anche fissazione delle aliquote, e poi tutta, diciamo, la materia che riguarda appunto l'accertamento e cose che viene ripetuta, così come nel vecchio, nel precedente regolamento del IMU, come soprattutto quello là del regola in generale delle entrate comunali. Se vi sono osservazioni, possiamo quindi mettere l'argomento in votazione, a meno che non ci siano altri. Ok, quindi chiedo al verbalizzato di prendere nota che si è allontanato dall'aula il consigliere Bozzotto e dal consigliere Fondo. Possiamo quindi procedere alla votazione. Voti favorevoli 9, cioè l'unanimità dei presenti, salvo i due assenti. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Voti favorevoli 9 come prima. Possono quindi riavvicinarsi i consiglieri e possiamo passare al terzo argomento all'ordine del giorno, che è l'approvazione dell'aliquota e le detrazioni sull'IMU per l'anno 2020. Il relatore, che oggi farà quasi un monologo, è il consigliere Salvatore Di Succi. Mi permetti di prendere il monologo? Certo, volentieri. Sarà un dialogo ormai. Prego, consigliere. Maggiorata per le strutture ricettive, questo per
unicamente all'aliquota prevista per il tipo del concedere con la Presidente, il contratto operativo per la Presidente, abbiamo visto la stessa aliquota, abbiamo previsto un'aliquota maggiorata rispetto a chi invece esercita un BNB, proprio per favore di contratti registrati. Nel deliberato c'è stato un emendamento dovuto diciamo, in quanto in primo momento abbiamo pensato di tutti i libri buchi e tutte le entrate comunali fino al 30 settembre con la delibera di giugno che mi sembra da 50 quindi con questa delibera noi entro il 30 settembre massimo comunque nei termini dell'amministrazione del bilancio avremmo dovuto prevedere dobbiamo prevedere le scadenze dei vari diritti e delle varie entrate comunali. Lo Stato che cosa ha fatto? Lo Stato ha tutte le rate sospese, tutti i tributi sospesi, la realizzazione, la tamazione, eccetera, le ha spostate al 16 settembre, prevedendo poi dal 16 settembre poi una sorta di realizzazione, cosa che potremmo fare anche noi con una delibera successiva, sempre in sede, sempre prima dell'approvazione del bilancio. Quindi questa sera avremmo voluto diciamo parlare di via anche però per Pino chiaramente c'è il discorso che le scadenze non vengono fissate dal comune ma viene fissata direttamente dallo Stato e il comune non ha le anzi non ha il potere di differire i tempi delle scadenze quindi nel regolamento era stato previsto 16 giugno e 16 dicembre così come prevede la legge. Però noi abbiamo usato, se vi permettete il termine, non è scavolaccio per tutti gli effetti legittimo e legali, cioè abbiamo detto che chi paga entro la proposta era entro il 31 ottobre, quindi di fatto abbiamo spostato la scadenza al 31 ottobre, chi paga il 31 ottobre non gli saranno applicate sanzioni e gli interessi. Chiaramente
appoggio questa proposta, così come sulle altre proposte relative alla definizione delle tariffe dei distributi, per questo motivo. Dall'analisi delle proposte ci sembra di non scorgere una situazione che invece ci aspettavamo, ossia di valutare queste tariffe in maniera più contestualizzata rispetto al momento che stiamo vivendo. Cioè qui c'è una situazione economica fortemente emergenziale e onestamente dalla lettura delle proposte tale situazione a nostro avviso non emerge. In particolare riteniamo che questo della determinazione delle tariffe era il primo momento un po' più pratico, un po' più operativo, in cui le forze politiche potevano cominciare a studiare e attuare degli strumenti di aiuto concreto nei confronti di imprese e famiglie, e quindi che in sede di commissione bilancio si sarebbero dovuti tenere e trattare questi argomenti proprio al fine di individuare la dialettica tra maggioranza e opposizione, e soprattutto aprendosi a quelle che sono le categorie poi volta per volta più interessate, le iniziative migliori che probabilmente, come si diceva l'assessore, vorranno essere intraprese da qui all'approvazione del bilancio, vorranno essere previste successivamente, ma riteniamo che già questo momento in cui individuiamo la lista del vivo piuttosto che la TAI, piuttosto che quella della Zanit, andavano in qualche modo analizzate tutte insieme proprio per dare un profilo emergenziale alla situazione e cominciare a dare delle risposte concrete e non rinviare eventuali aiuti a giochi, diciamo, di rimborsi che, oltre per la complessità anche organizzativa che abbiamo già visto del testo con i vari bonus e con i vari aiuti che rischiano quindi di arrivare in ritardo, in questo momento giocare tutto su un eventuale gioco di rimborsi vuol dire comunque togliere liquidità alle aziende che ovviamente in questo momento si trovano in forte difficoltà, e riteniamo che, come stanno oggi gli atti, questa è la prima proposta ufficiale che viene esaminata dal Consiglio Comunale, lo stesso vale per la TAI, lo stesso vale per l'Interp, questo tipo di proposta sembra non coerente rispetto agli indirizzi dati dalla Giunta lo scorso 10 giugno, in cui sull'IMU e soprattutto sulla TAI si andavano a garantire una serie di aiuti che oggi non vengono tradotti nel momento in cui stiamo approvando le tariffe. Si tratta quindi di una delibera, quella del 10 giugno, che aveva dato anche un po' di fiducia alle imprese, perché effettivamente leggendo quella delibera tutti quanti hanno preso maggiore fiducia, hanno capito che c'era la volontà del Comune di attuare una serie di strumenti, e riteniamo che questo è il primo momento di andare ad osservare quei fatti, di andare in qualche modo a concretizzare l'impegno intrapreso, che non può morire chiaramente in una delibera di indirizzo che, come sappiamo, è capace di esprimere evidentemente una volontà, un'idea politica di quella che è l'amministrazione pubblica, ma nello stesso tempo non ha capacità di produrre degli effetti all'esterno dell'ente. Quindi questa cosa dopo la vediamo anche con la TAI, ma anche relativamente all'IMU c'è questo tipo di problematiche. Riteniamo che quindi il semplice rimando ad iniziative da intraprendersi dopo l'approvazione del bilancio di previsione sia tardivo, sia anche poco, e si presti probabilmente a delle difficoltà operative che, per cose molto più semplici, l'amministrazione ha già purtroppo riscontrato. Abbiamo ancora dei lavoratori che non hanno preso il bonus di 300 euro una tanto, piuttosto che altre situazioni di difficoltà, come il bonus kit e quant'altro. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione in cui ci aspettavamo non solo delle iniziative più coerenti, anzi coerentissime rispetto a quelle previste dalla delibera 57, e ci aspettavamo di essere coinvolti quindi in questo senso nella commissione, proprio per arrivare tutti insieme ad arrivare ad un pacchetto di aiuti che doveva partire proprio dalle tariffe. Per questo motivo il nostro voto è sfavorevole, e poi ci riserviamo di fare valutazioni ulteriori quando tratteremo gli altri punti all'ordine del giorno. La replica al consigliere Salvatore Ciuccio. Sì, dunque noi
tutta una realtà che ci circonda. Quindi, laddove abbiamo potuto applicare già in fase di riduzione delle tariffe, con vedi la carne, la proposta, invece è stato consentito dalla legge. Infatti, nella delibera era previsto una riduzione della carne del 30%, chiaramente per il mancato utilizzo del servizio, eccetera, eccetera. Quindi questo presupponeva che sulla parte fissa non occorreva fare nessuna riduzione. Mentre invece per quanto riguarda la tariffa, poi diremo dopo, è stata fatta il 5% su tutta la tariffa, quindi anche se anche sulla parte fissa, avendo quindi praticamente permettendo così alle imprese una riduzione e un'agevolazione diciamo di grande impatto. Si pensa alcuni alberghi che pagano anche 30, 40, 50 mila euro di tagli e vedersi ridurre la cosa del 5% è così. Oltre a questo, noi abbiamo previsto ancora siamo convinti di farlo, e non l'abbiamo fatto soltanto per una questione di praticità e soprattutto di equità e di giustizia diciamo perequativa per quanto riguarda appunto l'applicazione di alcune agevolazioni, no? Per evitare di prevedere delle agevolazioni, dei benefici a pioggia e magari appunto premiando chi non deve essere premiato e viceversa. E allora noi abbiamo pensato che le riduzioni vanno fatte soltanto diciamo ad avvenuta diciamo fotografia di quello che è stato l'estate almeno da mese. E quindi riteniamo che queste riduzioni vanno fatte proprio questa giustizia, proprio questa equità sia fiscale che un'equità anche sociale per quanto riguarda le imprese. Queste riduzioni vanno fatte tenendo presenti alcuni elementi. In primis, chiaramente, noi dovremmo prevedere queste riduzioni, stiamo dicendo che hanno avuto un danno, dobbiamo prevedere queste riduzioni in base a un primo elemento, quella della riduzione del fatturato, e questo non lo possiamo determinare a priori, ma chiaramente a consuntivo. L'altro elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione, se veramente vogliamo aiutare i lavoratori stagionali, noi dobbiamo tenere conto della riduzione alle imprese, anche dell'indice occupazionale che hanno queste imprese, e soprattutto fare una media ponderata. Non è che c'era un tour che ha assunto 20 dipendenti come l'anno scorso, anziché metterli full time, ma si part time, quindi stabilire anche un indice occupazionale con una media ponderata. E poi l'altro elemento, poi se ne sono altri, discuteremo eventualmente in commissione per bilancio, l'altro elemento potrebbe essere quello del maggiore periodo di occupazione, appunto per favorire chi ha aperto l'INPS e chiuso dopo, e ha permesso anche ai 3.000 lavoratori stagionali, che appunto noi questa cosa la facciamo per ridurre diciamo le imposte alle imprese, per dare un contributo alle imprese, ma lo facciamo soprattutto anche per venire incontro ai tanti lavoratori stagionali che con il sistema del job act, della massima di disoccupazione, che è stata ridotta alla metà del periodo lavorato, quindi o non la vendono proprio o venderanno pochissimo. Quindi proprio per questi elementi noi abbiamo ritenuto e riteniamo ancora che il tutto si farà più presto, al più breve tempo possibile. Infatti il bilancio è previsto le somme aumentabili, anche perché nel caso di salvaguardia degli equilibri di bilancio possiamo aumentare queste somme che abbiamo previsto in bilancio, però lo facciamo solo nelle presenze di questi elementi saranno studiati e valutati attentamente, appunto per evitare questi contributi che oggi non servono. Poi l'altro elemento è proprio per quello che diceva il consigliere Bozzaone, proprio quell'elemento che noi abbiamo fatto esperienza prevedendo quel famoso bonus di 300 euro nonché anche a volte le borse lavoro eccetera, proprio questi elementi qua che ci hanno indotto a valutare che queste azioni, queste iniziative
iniziative che da poco saranno, diciamo, deduplicate rispetto a quello che abbiamo fatto con i 300 euro. Se i 300 euro sono stati presentati 300 domande, con questo sistema qua avremo 3.000 domande. Quindi noi stiamo valutando la possibilità di utilizzare dei meccanismi così come fa la Regione Campania, e cioè di far gestire società specializzate, diciamo, ad hoc, proprio dipendenti di società della Regione Campania, per snellire, per diciamo, agevolare e accelerare anche, diciamo, la erogazione di questi contenuti, perché noi diciamo come facciamo la lettera di giugno, poi in effetti stiamo prendendo in modo tutta una macchina amministrativa che purtroppo allo Stato, nel comune, non dobbiamo dire che non c'è. Quindi per questi motivi noi ci sentiamo tranquilli che al momento opportuno daremo tutto quello che deve essere dato, e non vorrei fare come stesso il Presidente del Consiglio Monte che ha detto nessuno sarà lasciato indietro, ma diciamo noi ci metteremo il nostro veramente per aiutare chi deve essere aiutato e cercare quindi di discendere bene le cose che facciamo. Grazie. Sì. Grazie consigliere Ciuccio. Una breve replica al consigliere Bozzotto, che possiamo dire. Benissimo, benissimo. No, allora, dipendendo dalla fine, no? Nessuno le ha lasciato indietro, al di là della parte, come posso dire, poetica della fase del Premier, c'è effettivamente da considerare una situazione emergenziale che credo ci abbia colpito bene o male tutti in un modo anche più significativo di quanto potevamo immaginare, non solo nelle nostre relazioni sociali, come magari potevamo immaginare a fine maggio, ma oggi alle parti quasi d'ottobre dobbiamo dire che tale situazione ha avuto un riverbero economico indiscutibile. Quindi è normale che si debba pretendere come cittadini, come consiglieri, che un comune che è virtuoso dal punto di vista della cassa, dal punto di vista della capacità di attivare risorse come il comune di Capri, ponga in essere tutte le strumentazioni necessarie. Oggi noi abbiamo fatto una valutazione che secondo me è presente nella dichiarazione che ho fatto in precedenza sulla base del risultato dell'arte. Oggi questo è uno degli atti amministrativi e quindi questo ci induce a votare contro con la speranza non solo che le iniziative vengano poi intraprese, pur il metodo diciamo, di pagare e poi avere il ricorso, l'ho detto, per me rappresenta un qualcosa che per l'impresa non significa, che significa perdere l'identità e poi riaverla casomai, quindi non è un meccanismo diciamo, da poco dal punto di vista contabile, quindi queste sono le perplessità. Ovviamente vi invitiamo a renderci partecipi delle commissioni perché riteniamo di poter dare come consiglio un contributo, di poter essere anche portatori delle istanze della cittadinanza, e riteniamo che oltre noi vadano considerate il punto di vista in queste sedi anche delle associazioni di categoria, non solo quelle nominate, ma anche tutti quei comitati che la gestione economica ha fatto sì che si creano. Quindi questo è il nostro punto di vista, e quindi confermato che diciamo all'inizio il buon portare rispetto a questa proposta. Grazie. Grazie. Possiamo passare quindi a votare, procediamo in questo senso, votiamo prima l'emendamento e poi la proposta complessiva. Quindi per l'emendamento tutti favorevoli? No. Con voti contrari? Voti favorevoli?
di un 15% sulla RAI. Per il resto le aliquote sono state ritenute, diciamo, costate, e anche per questo sono previste dei contributi che quest'anno non saranno commisurate soltanto al vecchio regolamento dei contributi fino a dare l'ISE, eccetera, eccetera, come già davamo i contributi sulla RAI, per le situazioni, diciamo, di indigenza o di povertà, eccetera, ma daremo questi contributi sempre con i criteri di cui spesso sono illustrato nella delibera precedente, e in modo da parametrare anche questi contributi a dei indici specifici per evitare risparmi di impresi così differenti, diciamo, a seconda del fatturato, a seconda anche del periodo di crisi che viene avviato. Grazie. Io vi faccio tendenzialmente le motivazioni, soprattutto di metodo, che facevo quando abbiamo analizzato il punto numero 3, quindi la necessità, secondo me, che queste tariffe fossero determinate tenendo maggiormente presente lo stato di emergenza in cui viviamo. Noto ancora questa incongruenza rispetto alla delibera 57 della Giunta, dove si parlava di una riduzione del 30%, di un ulteriore 30% per questo priva personale dipendente, tutte cose che oggi o vengono ridotte, sono del 25%, o non troviamo come un'ulteriore riduzione. Quindi questi sono motivi che ci inducono a votare contro, così come siamo dell'idea di una condizione particolare che, per quanto riguarda la TAI, che ovviamente per alcune imprese rappresenta un costo importantissimo, come diceva lo stesso assessore poco fa, pensiamo ad un albergo, al ristorante, ovviamente che andiamo incontro a delle cifre che contano in qualche modo, riteniamo che vista la situazione attuale dovesse esserci un'analisi anche di quelli che possono essere gli aiuti ulteriori che potevano, su questo tipo di argomento, dati anche alle cosiddette utenze domestiche, perché noi abbiamo due macro problemi, insomma, da fronteggiare, e che questo lungo inverno purtroppo ci mostrerà come non male. Abbiamo un problema per le imprese che ovviamente contano di ottenere degli aiuti, e che sulla base anche delle rassicurazioni di questa delibera, così come degli incontri, probabilmente hanno fatto delle valutazioni imprenditoriali e che quindi adesso devono essere assolutamente mantenute. Ma abbiamo anche dei problemi che riguardano le famiglie, come si diceva prima, no? Abbiamo i lavoratori stagionali, abbiamo la difficoltà di pagare i figli e quant'altro, e quindi riteniamo che delle riduzioni in questa sede potevano essere dedicate già alle tariffe domestiche, anche se l'assessore ha garantito, insomma, di fare delle ulteriori riduzioni successivamente, e quindi tendenzialmente noi ci facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto prima: necessità di essere più emergenziali, volontà di essere coinvolti nelle sedi di commissione, che sono sedi in cui si lavora operativamente, si può ben analizzare una parte specie, un problema, e poi questa incongruenza che noi vediamo e ripariamo rispetto alle premesse della delibera 57, e quindi sui motivi che ci inducono, come sul punto 3, a votare contro anche sulla TAI. Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie Consigliere, la parola è un'altra che non sono solo per chiarire ancora una volta che chiaramente noi già detto, non ci tiriamo indietro e faremo tutto quello che dobbiamo fare, però io insisto sul fatto che noi in sede di fissazione delle tariffe, delle aliquote, eccetera, purtroppo dobbiamo, per fortuna anche, dobbiamo
era lì come lo 0,40% della dimensionale INPEF, con l'impegno, diciamo, a vedere il gettito di quest'anno, di questa dimensionale, a fine di prevedere nel prossimo bilancio relativo all'anno 2021, di prevedere una sorta di esenzione dei redditi più bassi e soprattutto una sorta di riduzione o addirittura esenzione per particolari categorie di contribuenti, quali appunto lo stesso dimensionale, la loro dipendenza. Quella di carattere di merito, su cui effettivamente vediamo che in gran parte, praticamente quasi tutte le variazioni di uscita hanno riguardato
degli acquisti che l'amministrazione ha dovuto fare, ha voluto fare per fronteggiare la situazione di emergenza che abbiamo, quindi cose a favore degli uffici, per la sicurezza dei dipendenti, dei cittadini, piuttosto che iniziative volte evidentemente diversamente invece a cercare di, insomma, di consentire il distanziamento sociale, verificarsi di non verificarsi assembramenti e quant'altro. Quindi si tratta di uscite svolte effettivamente per motivi legati all'emergenza, così come la grande variazione in entrata ha per gran parte come fonte questo finanziamento che l'amministrazione comunale ha ricevuto di poco meno di 1 milione di euro sull'efficientamento energetico. Quindi questo è un finanziamento molto importante che mi va di ribadire fu ottenuto durante l'amministrazione in cui io vestivo il ruolo di vice sindaco e dove presentammo al Ministro dell'Ambiente un progetto molto importante sull'efficientamento energetico, soprattutto di quelli che sono gli immobili comunali, ma anche sulla mobilità sostenibile, e vedere che il finanziamento ottenuto oggi finalmente arriva nelle nostre casse, quindi da oggi in poi può essere portato ad un livello successivo, quindi al lavoro vero e proprio, ci fa molto piacere, con l'augurio che stavolta questo tipo di iniziativa venga portata a termine in maniera specifica, seguendo le progettazioni già presenti agli atti del comune e arrivando a quei risultati che ci conoscevamo. Quindi diciamo queste motivazioni del merito della variazione ci porterebbero a votare anche a favore della stessa. Il tema però di natura invece tecnico, culturale, come quello chiede l'assessore, riguarda il parere del previsore. Perché, come potete vedere dalla pandetta, insomma dal fascicolo, lo stesso non mi risulta presente all'interno del fascicolo. E allora, non essendo presente, mi domandavo se lo stesso fosse stato acquisito prima della delibera di giunta o prima della delibera di consiglio, perché dalle carte che ho e dai riferimenti che ho io non riesco a risalirci. Rispondo tu, è stato acquisito dopo l'adozione della delibera di giunta. Dopo l'adozione della delibera di giunta. Ok. Perché ritengo, infatti l'avevo immaginato leggendo la delibera di giunta, ritengo che questa sia dal punto di vista tecnico una cosa non proprio correttissima. Ritengo che infatti il parere del revisore vada acquisito già dalla delibera di giunta, perché in realtà con la delibera di giunta, allora, la variazione di bilancio, come sappiamo, è un atto che, salvo ipotesi eccezionali come quelle che abbiamo percorso oggi, va a essere un atto di consiglio, senza dubbi, e in maniera con tutti gli atti che riguardano il bilancio. Quando l'amministrazione per motivi di urgenza acquisisce i poteri che sono del Consiglio, lo deve fare secondo i criteri, le caratteristiche e i prospetti accessori, tutte le istruttorie che di corretto bisogno il Consiglio. Quindi la delibera, tra l'altro una operazione anche così importante, merita, secondo me, che la revisione contabile da parte del revisore esterno avvenisse già ai tempi della delibera di giunta. Ed è un problema che non è soltanto di forma, ma diventa sostanza nel momento in cui, sulla base di quella delibera di giunta, l'amministrazione comunale ha preso degli impegni, ho visto delle determine legate a quella operazione. È un'opinione ormai consolidata e diffusa quella secondo cui il parere va preso già in giunta e non è sufficiente che venga ripreso in consiglio. Stando così le cose, ecco perché il nostro voto, se ne vengo, deve essere favorevole, ritenendo questa problematica di natura tecnica esistente e fondata, diventa invece necessario votare contro. Io chiedo solo, se tu mi dici la norma prevista già dal come pensai tu, ma questo non lo specifica, però gli orientamenti consolidati la norma non lo specifica, cioè io diciamo che la norma non lo specifica, però diciamo che ci arriva di logica, perché se io acquisisco i poteri del consiglio significa che io sto agendo come se fossi il consiglio comunale, quindi se il consiglio ne ho bisogno anche io quando mi sostituisco adesso. In più ci sono ovviamente, come sicuramente ben sai, pareri
da parte dell'ordine dei commercialisti piuttosto che anche degli altri organi istituzionali, che questa cosa negli ultimi mesi, mi pare nell'aprile del 2019, l'hanno chiarito. Quindi ovviamente non so se è una cosa che invade la libera, però è qualcosa che effettivamente ad oggi non appare del tutto regolare. Quindi ritengo che sia un motivo serio per il semplice fatto che su quella libera sono stati presi gli impegni contabili e quindi sono stati presi gli impegni contabili senza aver sentito prima il revisore. Quindi c'è un tema sostanziale, al di là di quello che la norma specificamente dice, come sapete il nostro diritto è fatto di quello che la norma dice, ma anche di quello che organi che sono ausiliari rispetto al legislatore comunque. Questi pareri, immagino che tu li conosco bene, perciò ti chiedevo questa cosa, e della motivazione non formale ma sostanziale per cui come gruppo di minoranza riteniamo di dover esprimere un parere contrario ad una relazione di bilancio che, avendo acquisito, che aveva, come ho detto prima, nel merito degli elementi che ci portavano invece a valutarla favorevolmente. Io rispondo che comunque la critica che hai dato tu, appunto, nonostante sia nell'ultimo tuo commercialista di cui faccio parte, evidentemente quel giorno non mi hanno chiamato, magari sarebbe stato diverso. Allora, fatti gli scherzi, io comunque mi rifaccio anche al parere della qualità tecnica che in quel momento era addirittura preso il segretario comunale, quindi una volta espresso il parere. Poi anche se il potere del Consiglio ha qualche perplessità, perché la Giunta non è che assume il potere del Consiglio, la Giunta fa questa variazione d'urgenza e poi il Consiglio ha lo passi il potere di ratificare o meno questa decisione, quindi il potere resta in capo al Consiglio. Quindi comunque da un punto di vista tecnico credo che il segretario è più presente via il suo conforto, che era la stessa materia tecnica. Quindi non vedo che possa. Mantengo ovviamente il segretario. Il segretario vuole chiarire la posizione dal punto di vista tecnico. Grazie, ma volentieri. Intervengo solo dal punto di vista tecnico perché peraltro in quel periodo svolgo le funzioni di responsabile del settore finanziario, quindi ho reso i pareri di regolarità sia tecnica che contabile sulla variazione che state esaminando. Dal punto di vista tecnico, nessuna norma dell'ordinamento prevede che la variazione d'urgenza debba acquisire preliminarmente il parere del revisore. Il nostro stesso regolamento dice che di regola, come indicare, una prassi nell'acquisizione del parere, che sicuramente, e se ci sono i tempi, infatti solitamente cerchiamo di acquisire il parere del revisore anche prima della variazione di giunta. Ovviamente è una prassi, non è un obbligo. L'obbligo di acquisizione del parere c'è comunque prima che la variazione arrivi al Consiglio Comunale. E quindi, dicevo, tra l'altro il problema mi sembra che insomma potrebbe porsi qualora il revisore avesse dato un parere negativo, che invece il revisore ha detto che la variazione l'ha fatta bene, quindi dal punto di vista tecnico è regolare e tutto. Anche il revisore non ha assolutamente rilevato dal punto di vista tecnico che il suo parere doveva essere chiesto preliminarmente. Ragioni anche di tipo sostanziale mi sembra vadano nel senso invece di non ritenere obbligatoria quindi oltre alle ragioni di tipo formale la non esistenza di alcuna norma, anche ragioni di tipo sostanziale, perché mi sembra che l'urgenza di una variazione contrasti in sé con i tempi che può richiedere anche l'ottenimento del parere da parte del revisore. Quindi ritengo che la Giunta abbia operato correttamente. Sicuramente il parere tecnico e contabile del responsabile garantisce la Giunta circa la regolarità degli atti. Il parere del revisore favorevole, peraltro, è stato acquisito pochi giorni dopo e quindi non mi sembra insomma che ci siano problemi. Mi sento di rassicurare pienamente il Consiglio Comunale circa la regolarità del procedimento seguito e avvalorata dal parere del revisore anche circa la regolarità della variazione effettivamente attuata. Grazie, dottoressa. Nel ringraziare la dottoressa per il chiarimento, allora
ne approfitto per chiedere una cosa per il futuro, diciamo, perché la variazione, diciamo, aveva la sua corposità. È vero che viene pubblicata la variazione dopo la delibera di giunta, quindi chiunque ha la possibilità di leggersi ad analizzare, ha detto effettivamente quello che ho fatto, non è che aspettavo le carte del consiglio per studiarmela, quindi l'ho potuto fare già prima. Soltanto che proprio dal momento che a quella delibera di giunta dall'altro non era legato il parere del revisore, sarebbe stata buona norma perlomeno allegare nel fascicolo di consiglio, cosa che non è. Quindi mi sembra strano perché non è sì. Non è stata inviato qui. Ma questa è una che faccio una questione, non la porterò legalmente per questo, se no sarebbe un po' io di però. Comunque è per specificare, insomma, che chiediamo la prossima volta magari di vedere anche il parere del revisore, perché per quanto favorevole ne abbiamo diritto come tutti gli altri, quindi lo riteniamo necessario. Assolutamente. Non è dato da aggiungere. Questo l'ufficio controlla se era nella pezza. Ovviamente chiaramente per tutto non c'è nessun problema. Anche se la stessa. Possiamo quindi procedere a questo punto alla votazione, se non ci sono altri voti favorevoli? 9. Voti contrari? 2. Per l'immediata esecutività del deliberato, voti favorevoli? 9. Voti contrari? 2. Passiamo quindi adesso al settimo punto all'ordine del giorno, che è il bilancio del porto turistico, mandato al sindaco per l'approvazione del relatore e sempre l'assessore Ciccio. Il bilancio del porto turistico del 2019 quest'anno presenta, presentato il Consiglio Comunale, presenta una particolarità rilevante. Cioè, in effetti, se esaminiamo un po' tutto il bilancio, la nota integrativa, e le varie relazioni, sembrerebbe che praticamente nel 2019 ci sia stato un andamento, diciamo, normale, un andamento, diciamo, della gestione corrente, ordinaria, senza alcun caso, diciamo, emergente, se non quello che magari si è pensato già a partire dal 2020, a quelle che potevano essere le problematiche relative al Covid-19, e quindi già, siccome la relazione di grandi dati di impegnativo già era la condizione di questo, quindi in parte, diciamo, è stato comunque annunciato questa possibilità di una pressione da parte della persona dei ricavi in seguito a queste situazioni. A parte quest'anno dobbiamo dire che il primo anno forse che noi vediamo correlato la pratica del bilancio di una società partecipata, lo vediamo correlato da un importante documento, ossia il verbale del prefetto del controllo analogo sulle società partecipate. E di questo ne andiamo fieri e orgogliosi, perché per 5 anni, dopo aver proposto la nostra, diciamo, idea di regolamento del controllo analogo, fu approvato un regolamento molto più semplice, del quale noi per 5 anni, per 4 anni, quant'è stato, ne chiedevamo almeno l'applicazione. E tante volte in Consiglio Comunale siamo stati anche costretti a chiedere quali erano state le attività, e in una
seduta di consiglio comunale di Vittuzzi presentato una cartellina unica senza alcun verbale, senza alcuna attività svolta, eccetera. Quindi per la prima volta, questo dato di fatto, abbiamo finalmente che qualcuno che sia un ufficio tecnico ci relazioni su che cosa sta accadendo nelle società. E per esempio già uno dei compiti, diciamo, che aveva l'ufficio partecipante già ci fa rilevare che nel corso del 2019 non è stato, nel conto economico si è verificato un risultato inferiore rispetto a quello previsto nel PAS di inizio anno. Quindi già questo potrebbe essere giustamente già diciamo, un elemento che a noi consiglieri comunali ci può servire per fare delle valutazioni, eccetera. Siccome stiamo a cavallo di due amministrazioni, adesso dovremo andare ad analizzare che cosa sia accaduto nel 2019 affinché c'è stato questo spostamento tra PAS e consuntivo. Questo non l'abbiamo voluto fare nel corso nel corso del 2019, perché come già si è iniziato dall'ufficio, dall'ufficio per la circolazione del pedale, ben pochi documenti sono stati prodotti precedentemente dalla società all'ufficio, che diciamo, l'ultimo periodo di consigliatura si era dato anche un po' da fare, chiedendo quantomeno la documentazione e i report trimestrali, semestrali, eccetera. Ma noi diciamo, vogliamo farvi rilevare da questo verbale che ci ha presentato l'ufficio partecipazioni societarie, e la parte in cui si affrontano i fatti rilevanti che non sono rappresentati in bilancio, ma che sono a conoscenza degli uffici dell'amministrazione. E pertanto quindi mi accingerei a leggere una breve relazione che ho preparato stamattina, che chiederei alla segretaria e al presidente di acquisire poi agli atti di questo Consiglio Comunale. Si prende atto che il Consiglio Comunale, su proposta dello scrivente con delibera numero 44 del 29 giugno 2019, proponeva di conferire mandato al sindaco di intervenire all'assemblea dei soci della proprietà porto turistico di Capri e di votare il rinvio dell'approvazione del bilancio esercizio 2019, prescrivendo al Consiglio di amministrazione di nominare una società di revisione affinché procedesse alla revisione della portabilità della società e relazionasse sull'attività del Consiglio di amministrazione in merito alla corrispondenza sindacale di essa con quanto previsto dal progetto sociale di quello statuto sociale. Preso atto ancora che la società Porto Turistica ha provveduto a conferire in carico a un professionista revisore per la redazione di una due diligence le cui risultanze non sono state ancora comunicate, come risulta anche dalla relazione presentata dall'ufficio partecipazione societaria allegata agli atti della discussione del presente accordo. Che nella stessa succitata relazione sono state trasmesse le risultanze di un altro incarico relativo all'esame dei pagamenti mediante assegni circolari a favore di Equitalia. Dalle due relazioni presentate in base al suddetto incarico emergono, secondo l'ufficio partecipazione societaria, fatti gravi e rilevanti consistenti nel rinvenimento di assegni circolari emessi negli anni 2014 e 2015 dalla società Porto Turistico S.p.A. utilizzati per pagare i debiti non riferibili alla società per un totale di €305.190,86. Che parte dei succitati assegni sarebbe stato utilizzato per pagare i debiti erariali della società Carli Servizi S.r.l., società totale partecipazione comunale. Che per la società Porto Turistica, il precedente consulente, cui risulta debitabile dal criterio regolare esaminato nella relazione, è stato stipulato un accordo
di negoziazione assistita. Di negoziazione assistita che stabilisce la restituzione delle somme impropriamente utilizzate al consulente per un importo di euro 528.686,73 che stabilisce dalle due giudice del professionista revisore con l'aggiunta di ulteriori somme derivanti presumibilmente da altre attività irregolari posti in essere dal consulente che non hanno formato oggetto della revisione dei conti. Che l'ufficio partecipazione societaria nella relazione si è comunque riservato di effettuare ulteriori approfondimenti su quanto emesso in sede di verifica. E inoltre l'ufficio rappresenta la gravità delle irregolarità commesse che denotano profili di illegittimità e illegittimità. E tuttavia occorre approvare il bilancio d'esercizio 2019 con urgenza, in quanto sono già ampiamente trascorsi i termini di scadenza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre, una tale approvazione inciderebbe negativamente sull'equilibrio finanziario di competenza del bilancio di previsione 2019 dell'ente. Si propone pertanto, questa è la parte, diciamo, che fa parte della relazione, però implica a questo punto un'aggiunta al deliberato già previsto. Si propone pertanto che viene mandato al sindaco di intervenire all'assemblea e approvare il bilancio di esercizio così come presentato, questo già è previsto nel deliberato, collegata alla relazione del collegio sindacale dell'episodio 1 dei conti con la prescrizione precisa effettuata e la revisione contabile estesa in tutta l'attività contabile amministrativa della società, come già richiesto in occasione della pensione della delibera del Consiglio Comunale numero 44/2019. Di dare mandato alla giunta e che conferisco, io in questo punto correggo, giustamente la giunta dovrà valutare insieme anche agli uffici, quindi valutare affinché valuti il conferimento di un preciso incarico legale alla valutazione dei provvedimenti e dell'iniziativa a tutela dell'ente in merito a quanto emesso dalla documentazione agli atti e dalle risultanze che emergono dalla prevista revisione totale. Che emergeranno dalla prevista revisione totale. In sostanza. Questo è un emendamento alla deliberazione. Sì, perché praticamente in sostanza ci siamo posti questo problema. Cioè noi il problema che abbiamo stamattina onestamente è quello di comunque dobbiamo approvare il bilancio e poi tra l'altro vogliamo dire nel bilancio così come presentato. Presenta nulla di regolare, non c'è nulla diciamo fuori posto, quindi noi ci sentiamo che sul bilancio 19, però noi riteniamo che comunque dopo che è stata approvata, dopo che l'approvazione di questo bilancio 19 sono successi fatti gravi da dopo l'approvazione di questo bilancio siamo lì a conoscenza di fatti che sono avvenuti durante anche questo periodo, durante il periodo precedente, per cui noi già avevamo dato un carico per la revisione. Siccome riteniamo che dopo la relazione dell'ufficio partecipato, che ha approfondito la cosa da un punto di vista tecnico e gestionale, eccetera, e quindi di controllo soprattutto, riteniamo che la revisione che è stata fatta è stata una revisione parziale, anche se l'ufficio ci dice che è stato messo a conoscenza, che è stata fatta appunto, è stata data un incarico per una revisione totale, come avevamo visto fin dall'inizio soprattutto. E quindi a questo punto diciamo, noi approviamo il bilancio, però vogliamo diciamo, verificare perché già questo fatto di per sé che è successo per alcuni che sono stati messi in assegni circolari, questo è un fatto gravissimo, per pagare i debiti della Camera dei Servizi, che poi anche dalle diligenze vengono. C'è questa coincidenza, diciamo l'ufficio partecipato, quindi questo martingente che è stato posto tra le due società, insomma, effettivamente qualcosa di irregolare, di posto anche di dubbio, comunque non si capisce che cosa sia successo, soprattutto è un fatto diciamo, anche ammesso da chi dal consulente che ha ammesso che per firmare l'accordo vuol dire che ha messo queste cose
e soprattutto che oltre alla rete di servizi sono principate tra i servizi, ma ci sono anche assegni messi a terzi soggetti non identificati, e allora il fatto diventa effettivamente insomma, grave, e quindi vorremmo vederci chiaro di che cosa sia successo nella società quando noi eravamo amministratori dell'ente, ma eravamo insomma nei parti dell'opposizione. Sì, anche perché ci sono i consigli, noi abbiamo sempre detto nei vari consigli comunali che il trasporto turistico era un po' come un fiore all'occhiello, perché presentava utili altissimi, c'erano chiusi, si erano ridotti i costi, si erano fatte tante, diciamo, tante di queste belle cose, e poi sono avvenuti questi fatti, quindi anche le responsabilità di chi al momento doveva controllare e non ha controllato. Forse segretario, si controlla un altro, voleva dire. No, no, perché poi si dice che gli chiarimenti sono... Controlla tanto perché il legato... Io penso che è più chiaro di così. Posso... Non è soltanto che è una cosa da non fatta di valutare, anzi di dare già in taglio degli uffici dove non lo potete fare. Sì, certo. Quindi, no, comunque Ischia ha preciso incarico legale, ma... No, finché la giunta valuti. È mandata la giunta, finché sì. Valuti il conferimento di un preciso incarico. Vale, il conferimento di un preciso incarico. Ok. Quindi la parola al consigliere Bozzotta. Sì. Assessore, se mi firma, io la visto sì. Che la visita al verbale, la detto prima nel verbale. Era davvero prima. Parlare, insomma, oggi questa cosa arriva ufficialmente in Consiglio Comunale, è giusto quindi che se ne parli più, anzi giusto che se ne parli più e qui e non se ne parli ovviamente in piazzetta sui carrelli, insomma, questo è il fatto. Questa è la sede per parlarne. E condivido in maniera assoluta la necessità, ovviamente, che delle responsabilità siano accertate, verificate e nel caso in cui siano ufficializzate, in qualche modo siano anche perseguite, perché l'ente va tutelato, noi siamo amministratori dell'ente e quindi nel momento in cui vediamo certe cose non possiamo fare altro che prendere atto e agire di conseguenza. Lo dico senza alcuna difficoltà, senza alcun imbarazzo, senza alcuna voglia di giustificare ciò che in questo momento ha bisogno ancora di essere chiarito e che verrà chiarito soprattutto dalle persone e dai soggetti coinvolti, e dopo noi, rispetto alle risultanze che verranno fuori dalle attività di due diligence piuttosto che da altri tipi di controlli, noi vorremmo verificare il testo. Quindi è chiaro che l'ente va tutelato prima di tutto e quindi queste cose effettivamente, così come sono state descritte dal referto dell'analogo e poi dalla relazione dell'assessore, meritano gli approfondimenti e la serietà che il caso ovviamente impone. Nello stesso tempo però alla fine, diciamo a corredo di questa mia considerazione, dico anche che
negli anni la gestione del porto è vero, dall'amministrazione di cui facevo parte veniva portata come un esempio di efficienza, e credo che questo episodio, questo episodio dipende poi quanto ne saranno accertati, che ne saranno accertati, non tolgono comunque la storia della società Porto Cristo, una società che negli anni ha aumentato in maniera considerevole i suoi profitti e al di là della parte veramente economico contabile, è una società che è migliorata nell'accoglienza degli ospiti, una società che è migliorata nella sua organizzazione, una società che ha fatto sì di, da quando è più completamente comunale, di che ha fatto dei passi avanti da tanti punti di vista, dalla sua parte infrastrutturale alla sua parte organizzativa, e questo è qualcosa che, così come storia a questo punto, ciò di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, è storia secondo me anche questo. Quindi la gestione efficiente non cambia, è efficiente lo stesso, e poi ognuno si assume ovviamente le responsabilità personali degli errori che evidentemente eventualmente commette. E quindi questo è per chiudere il discorso su questa vicenda. Passando poi all'analisi dei profitti, della gestione, dell'andamento dell'anno scorso, effettivamente verificavamo tutti questo risultato inferiore alle aspettative del piano di gestione, nonostante dei ricavi più alti. Evidentemente il referto ci dà con grandissima chiarezza, ci dice che c'è stato anche un aumento dei costi, e quindi è su quello che probabilmente dobbiamo andare attentamente a porre la nostra attenzione, perché se non c'è stato un risultato completamente conforme, se comunque un risultato molto positivo, ma è stato completamente conforme rispetto alle aspettative, è perché a quanto pare questi costi sono in una certa misura, si sono in una certa misura alzati, così come nella valutazione che facevo vedevo che nella relazione di gestione mancano alcune di quelle comparazioni dell'anno prima e l'anno successivo che invece la legge richiederebbe, che forse meglio ci avrebbero fatto capire in che modo e per quali motivi questi costi sono aumentati rispetto, e che in maniera così incidente da, insomma, in qualche modo a rallentare la crescita dello stesso della stessa società. E poi l'ultima cosa di cui volevo parlare sull'argomento era la scelta, a questo punto, che hanno mandato al sindaco, di trattenere per sé gran parte, diciamo, dei giusti prodotti, quindi si viene di 1.900.000. Quindi l'organizzazione aveva, diciamo, in qualche modo già dei programmi sulla successiva spesa che incontreranno questi utili, o se visto il momento particolare in corso gli stessi serviranno semplicemente a colmare le minori entrate che ovviamente attendiamo tutti nel fare il bilancio 2020, perché già se mettiamo quanto sarà più scarso il bilancio, il contributo di sbarco piuttosto che il contributo di soli pubblici, mi rendo conto che ci saranno delle entrate in meno. Quindi volevo sapere se già c'era stata una programmazione di questo tipo di situazione oppure no. Per quanto riguarda questo, la parola all'assessore Ciuccio. Sì, per quanto riguarda l'ultima domanda, è chiaro che l'utile del porto turistico andrà nel bilancio comunale, ed è chiaro che proprio quest'anno, a differenza forse di altri anni, non abbiamo potuto, non possiamo prevedere chissà quanti grandi cose, perché già, come diceva il consigliere Pozzoli, noi dobbiamo far fronte a una riduzione di imposte non indifferente, cosa già ci siamo detti diverse volte, e soprattutto per la soddisfatta, ma anche alle altre imposte abbiamo una riduzione significativa, e quindi poi teniamo sempre più ristoro da parte dello Stato, perché nei decreti è stato previsto, sono state previste le somme ristoro dei comuni, però poi dobbiamo vedere se come sono state questi fondi, quindi ci aspettiamo ulteriori ristori, in parte ci sono già stati, in parte ce le accendiamo ancora, però nel frattempo comunque dobbiamo chiudere il bilancio con le minori entrate, su questo non c'è dubbio. Invece per quanto riguarda la parte politica, è chiaro che noi dobbiamo comunque far rilevare che diciamo che come ho detto prima, se da un lato diciamo che
piani per la società, mondiale di qualità, eccetera. Però dal punto di vista di controllo, noi su questo diciamo politicamente vogliamo battere, è perché noi per 5 anni veramente ci è uscito cantava la bocca per dire controlla NATO. Se il controlla NATO secondo me fosse stato fatto fin dall'inizio, forse questa storia magari sarebbe uscita prima. Poi diciamo che è strano, quello che pare strano diciamo dalla relazione, anche a questo ci sarà un motivo che non ci cerchiamo di spiegare, però la stranezza, diciamo il caso strano, è che noi da questa relazione diciamo che gli assenti circolari sono relativi agli anni 2014 e 2012. Come c'è stata una certa prassi a pagare le rate del porto turistico, le rate della casa di servizi con gli assegni circolari del porto turistico, e siccome sappiamo che le rate praticamente la cartella esattamente comunque non prevedeva fino al 2015, ma anche dopo, la cosa strana, che questo è un interrogativo che poi ci poniamo, è se che poi nel 2012-2015 questo non è avvenuto più. Quindi questo è un interrogativo che poniamo lì, che ci poniamo, eccetera, però insomma queste sono due o tre cose che purtroppo dobbiamo politicamente avvenire. Cioè noi dal punto di vista dell'opposizione abbiamo sempre fatto il possibile per vedere come controllare la società. Su questo non c'è dubbio, ma quando parleremo della capite lì, dirò anche quello che abbiamo sempre detto sulla capite. Grazie. La parola al consigliere Bottore per una breve replica. Sull'ultima parte della vicenda, è chiaro che lo ribadisco tranquillamente, qua chi sbaglia pare, così come quando noi abbiamo sbagliato qualcosa, magari ecco, di un'entità meno grave probabilmente, abbiamo fatto magari qualche scelta sbagliata, chi la paga elettoralmente, chi la paga in stima, in reputazione, chi la paga in un modo, è chiaro che chi commette gli errori li paga, cioè nel senso che non c'è nessuna difficoltà da parte mia, che facevo parte dell'amministrazione, ad ammettere che ciò che oggi viene constatato ha la sua importanza e il suo peso, e che chi si è reso protagonista di questi episodi deve ovviamente dare tutte le spiegazioni necessarie alla gente. Cioè, lo ribadisco tranquillamente, ritengo che poi volersi sforzare di trovare un nesso, o meglio una conseguenza politica della vicenda, sia però altrettanto insomma diciamo poi superficiale, perché probabilmente dobbiamo renderci conto sempre che ognuno soprattutto nella situazione del campo professionale eserciti il suo ruolo come ritiene, e ovviamente degli errori di tutti i circondati, parliamoci chiaro, il regolamento del controllato l'abbiamo fatto in epoca successiva probabilmente a questi fatti, sicuramente, grazie, quindi sicuramente non sarebbe stato forse quello lo strumento che ci avrebbe permesso di capire queste cose al di là di quando le abbiamo capite rimangono cose importanti, e le cose importanti vanno esaminate con serietà. Per quanto riguarda il più presto, ovviamente le nostre perplessità diciamo relative un pochettino al bilancio, da una parte di tutto favorevole, dall'altra parte delle cose ci lasciano ancora un pochettino perplessi, trattandosi di un anno particolare in cui il CBA che avevamo scelto noi per la vecchia amministrazione durava più o meno fino ad agosto, riteniamo di non sentirci esprimere un voto contrario allo stesso, e quindi ci aspettiamo nel voto. La parola al consigliere Manzini. No, giusto una precisazione, siccome si è ricordato il tema, sì. Però secondo me adesso. Scusa che io ti ricordo, però. No, dicevo, si è ritornato sulla faccenda appunto della distinzione giustamente degli aspetti politici e dagli aspetti di altra natura. Giustamente tu dici ognuno risponde per sé, e voi avete risposto del vostro, quando noi risponderemo nel nostro. Ma le risposte non dobbiamo confondere i livelli, nel senso che voi avete dato delle risposte di responsabilità politiche. Qua scopriamo il rischio della quale è la situazione, nel senso che stiamo parlando di penale, che cosa può dire? Quindi non vuol dire. Noi corriamo il rischio che ci sia un caso isolato. Noi quando parliamo anche del controllo analogo, e lo diciamo non oggi perché ce lo portiamo dietro come argomento per tutti i quinquenni della nostra opposizione, lo diciamo
diciamo proprio perché al di là dei diretti responsabili o del diretto responsabile, noi ci ponevamo a cuore un problema senza sapere neanche che cosa sarebbe successo, cosa stava avvenendo, che la regolarità dei tutti non guasta nessuno, ossia garantire i controlli e fare in modo che questi controlli vengano assicurati nelle sue diverse sfaccettature, è una missione che è importante. E se noi lo ponevamo non per dire che l'avevamo detto, ma perché praticamente è del ruolo anche di quell'amministrazione assicurare quel controllo. È chiaro che le responsabilità penali ognuno sono personali e ognuno deve rispondere per sé. Però poi una questione di natura penale travolge anche l'aspetto politico quando alla politica o all'amministrazione si viene a dire ma tu il controllo per salvaguardare l'interesse dell'ente l'hai esercitato o non l'hai esercitato? E insieme a te chi altro doveva fare il controllo? L'ha fatto o non l'ha fatto? Perché io vi dico con grande sincerità, è una situazione che è davvero sconvolgente, cioè a legge risulta difficile immaginare che tutto avvenisse all'insaputa di tutti, ma non sarò io praticamente a accertare questa cosa, perché ci sarà chi lo accerterà meglio di me in altri sì. Però la mia obiezione è questa, certamente ci sta una responsabilità politica e una responsabilità penale, ma su questo aspetto la domanda che mi sono posta sin dal primo momento, chi doveva controllare dove stava? Amministrazione e coloro che facevano parte degli organi di vigilanza all'interno dei posti di uso, perché non stiamo parlando di cose da poco, ossia non stiamo parlando di responsabilità politica, ma stiamo parlando di di significative responsabilità penali che sono state poi riconosciute dalle stesse cose, quindi non dico niente di quindi su questo credo che insomma sia importante mettere un punto su questo aspetto e su questi problemi. Io ho la il discorso lo voglio perfettamente, sappiamo benissimo che il nostro ordine amministrativo... Non c'è nessuna voglia di infierire, semplicemente... Ma no, però questa cosa... Cioè, bisogna stare attenta perché... Ti ripeto, in questo ruolo possiamo parlare per 5-6 ore, e in altri luoghi che non andavano secondo me situati. Ma questo luogo è il luogo... Se ti riferisci a me... Sicuramente no. Sicuramente no. Sicuramente non mi riferisco a te. Allora, dico molto più... diciamo sinteticamente, effettivamente, Paolo, tu sai benissimo, non solo gli amministratori siamo coadiuvati. Non c'è bene a dire, come dire. Lo capisco, non sono certo e lo percepisco, diciamo così, ma così come da parte mia non ci sta nessuna, tu puoi immaginarti, insomma, la mia attività di essere sempre trasparente in ogni discussione che facciamo in consiglio. E mi sono assunto spesso anche responsabilità che dal punto di vista diciamo diretto non è che mi appartenevano troppo, ma l'ho sempre fatto per spirito di sacrificio e per spirito di mandato, diciamo così. Poi il tempo dirà se ho fatto bene o no. Per quanto riguarda questo caso specifico, io ritengo che quando noi facciamo gli amministratori abbiamo siamo anche coadiuvati da reti di organi societari e comunali che ovviamente svolgono proprio queste funzioni, ed effettivamente mai non abbiamo portato qui un bilancio oppure un documento contabile senza pareri revisori, colleghi sindacali e quant'altro. Quindi ovviamente poi ognuno risponderà di quello che deve rispondere, se dovrà risponderne anche chi apparteneva a quella storia, a quella fetta di storia politica, insomma stiamo qui senza nessun tipo di problema. Ovviamente vi posso dire serenamente che prima di queste ufficializzazioni mai avevo sentito parlare di una cosa del genere, che ovviamente questa cosa per me merita la serietà di approfondimento e di controllo che la vicenda merita, e che quindi tutti i soggetti che a tutti i livelli che sono stati responsabili ovviamente ne risponderanno nelle sedi opportune. Noi politicamente ho semplicemente dimenticato che il miglioramento in ogni caso del funzionamento del porto turistico tra il 2014 e il 2019 è stato un dato di fatto dal punto di vista operativo e anche dal punto di vista dei risultati economici che ha conseguito. Queste due cose, diciamo, non vanno insieme, nel senso che poi fermo restare che potevamo probabilmente ancora andare meglio se ci sono stati degli episodi. Questo è chiaro. Sì, sì. Proprio questi risultati positivamente chiaramente ne sento in termini di immagini di fronte a delle situazioni che non dovevano accadere. Questa è la proprio in ragione dei risultati positivi, giustamente ne offuscano l'immagine e ne compromettono, diciamo, tutto l'investimento di energie, di risorse e di il mio invito è quello di cercare di non farsi coinvolgere da questa vicenda fino al punto di perdere quello che di politico si era costruito, perché per esempio per partecipare ogni tanto
a qualche conversazione con operatori che frequentano il porto, eccetera, eccetera, una situazione di un certo lassismo che si sta cominciando a verificare, questo operativo e delle attività quotidiane, viene constatato, cosa che negli anni scorsi non mi lavoravano. Sono queste vicende che sono fondamentali, importantissime e che devono seguire tutta la storia della strada che devono seguire, ed è giusto che l'amministrazione dia tutti i chiarimenti fino all'ultimo centesimo e fino all'ultimo motivo di grigione, insomma. Nello stesso tempo c'è però da ancora lavorare un po' turisti, e questa cosa mi sento dire che si sta venendo un pochettino meno, tra polemiche interne al CTA, interne all'amministrazione, tra operatori che hanno preso un pochettino il sopravvento e tra dipendenti che devono essere un pochettino nuovamente ristimolati. Credo che siano uno dei risultati che avevamo conseguito al di là di questa vicenda che si stanno perdendo, e quindi questo fa parte della situazione politica che facevo. Per il resto noi ci asteniamo dal voto e riteniamo giusto che si vada fino in fondo nell'accertamento della verità, che è la cosa sacrosanta. Grazie, consigliere. Possiamo passare a votare sull'argomento. Quindi, voti favorevoli? 9. Voti contrari? 2. No, no, voti astenuti? 0. Astenuti? 2. Grazie. Quindi per quanto riguarda l'immediata eseguibilità, voti favorevoli 9, astenuti 2. Possiamo quindi passare al successivo argomento all'ordine del giorno, l'ottavo, che è la modifica del regolamento edilizio comunale, il relatore è il sindaco di Corinto. In realtà, diciamo, si vuole l'intenzione dell'amministrazione da abolire la commissione edilizia, in quanto la commissione edilizia è un organo ormai valutativo, e perché, diciamo, la commissione edilizia in realtà raggiunge queste incoerenze con quelle che abbiamo sempre detto anche nella passata amministrazione con questo consigliato, e perché, diciamo, questa è la commissione edilizia è stata, diciamo, istituita nel regolamento del 69, diciamo, abbiamo scelto la strada quella di modificare il regolamento, diciamo, edilizia, e di togliere la parte dove era prevista la commissione edilizia. Tenete presente che, tra altre cose, questo regolamento avrebbe bisognerà rifarlo totalmente, perché questo si deve inserire un nuovo, diciamo, piano di danno comunale, quindi, insomma, è di per sé già un regolamento superato, sta superato, insomma, tutte le situazioni sono cambiate. Quindi la proposta è quella di modificare il regolamento edilizio eliminando dal regolamento stesso la commissione edilizia. Questa è la proposta. Sì. La parola al consigliere Pozzosa. Velocemente, abbiamo già trattato in commissione, abbiamo ascoltato anche le valutazioni dell'ingegnere Salvatore Rossi, quindi diciamo in sede di commissione abbiamo avuto modo di, sia di calarci nella normativa che di calarci in quelle che sono le impressioni poi dell'ufficio rispetto alla vicenda. Ci sono delle cose che tuttavia mi lasciano un attimo confuso, nel senso che io, ripercorrendo un attimo la storia recente, noi a marzo come consiglieri comunali siamo stati convocati per rinnovare la commissione edilizia. Ci fu un problema legato all'istruttore, cioè alla non completezza del fascicolo, che portò l'opposizione a chiedere il rinvio e la maggioranza ad accordare quel tipo di situazione. Oggi, dopo 6 mesi, quindi noi ci stavamo apprestando per un triennio a rinnovare la commissione. Oggi, dopo 6 mesi, noto effettivamente che l'amministrazione comunale cambia completamente idea, perché da rinnovarla passa invece a volerla eliminare. E quindi questa è la prima cosa che mi ha portato, diciamo, ad avere qualche perplessità, che ho un po' aumentato nel corso del tempo quando ho visto che pochissime settimane fa l'ufficio a un certo punto addirittura ha riproposto il bando, diciamo così, l'avviso pubblico per cercare le candidature per partecipare e per rinnovare la commissione, quasi a voler significare una rinnovata volontà dell'amministrazione comunale di andare effettivamente a rinnovare quell'organo. Sulla questione della riapertura dei termini delle candidature abbiamo già scritto, e in questa sede ci limitiamo
procediamo a stendere un velo pietoso, perché è una cosa, diciamo, una novità assoluta, come proceduralmente fare un avviso, prendersi le domande e poi aprire i termini senza una motivazione giuridica amministrativa di supporto, è qualcosa che ovviamente non andava fatto e non è stato corretto fare. Vale per questa commissione, vale per quella, ancor più per quella del paesaggio, che invece dobbiamo nominare per forza. Avevamo deciso, avevamo detto in ufficio che fino al 28 febbraio, mi sembra di ricordare, se anche nel 12 dicembre, se dovevano presentare le domande, era quello il termine, non doveva essere assolutamente riaperto. Lasciamo perdere. Quindi effettivamente una decisione così importante viene presa in maniera, diciamo, diversa, contrastante rispetto a quelli che erano gli intendimenti di pochi mesi fa, e questa è la cosa che ci lascia un pochino perplessi. Poi, entrando nel merito della vicenda, noi lo anticipo, ci asterremo anche da questa votazione. Entrando nel merito della vicenda, io ritengo che in generale, in linea di principio, ogni tentativo di snellire un procedimento amministrativo e di dare la risposta al cittadino nei termini più veloci ed efficienti del mondo sia un tentativo da perseguire, evidentemente. Quindi, in linea di principio, qualcosa che appesantisce il procedimento è qualcosa che effettivamente non ci deve trovare d'accordo. La misura del 2020 non è tutti quanti questa idea. Nello stesso tempo, però, conoscendo ovviamente i modi in cui ha sempre funzionato questo organo, sappiamo che da cui sa pure anche teorico è anche un organo di ausilio, di supporto rispetto alle attività dell'ufficio, può essere anche un organo di supporto alle attività dell'ufficio. Quindi se da una parte via di principio effettivamente può essere visto un appesantimento, calandomi un attimo nella realtà odierna dell'ufficio, di un ufficio effettivamente ridotto nel personale, numericamente, con un solo tecnico, con pochissimi amministrativi, eccetera, 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 dico, nel momento attuale, siamo sicuri che eliminare quest'organo sia qualcosa che snellisce il procedimento o sia qualcosa che lo appesantisce ancora di più, perché porta, diciamo, ad un lavoro ancora ulteriore dell'ufficio, che è stato comunque l'ufficio faceva l'istruttore, comunque l'ufficio doveva seguire le pratiche e faceva il provvedimento finale. Però effettivamente in questa fase storica non sono così sicuro che questa cosa possa essere uno snellimento del procedimento, perché credo che certe volte non avere le questioni di principio si debba calare nella realtà pratica, e la realtà pratica di oggi per me parla di un ufficio che, nonostante il grande impegno di chi è coinvolto nella sua gestione, nella sua attività quotidiana, ha delle difficoltà oggettive dovute innanzitutto a un numero di dipendenti impiegati, a un numero dei tecnici, perché è il minimo, e sono uno, con tutte le problematiche che poi riguardano il rapporto di parecchi tecnici. E quindi le cose che mi esprimono sono queste. Le cose che ci inducono, seppur io dicevo se avessi d'accordo alla dimensione della Commissione, a non votare a favore, ma a votare neanche contro, e quindi ad astenerci. Quindi la confusione che abbiamo notato nella scelta politica dell'amministrazione è perché da marzo e settembre è cambiato tutto, e poi il fatto che oggi come oggi non siamo sicuri che questa cosa efficienterà l'attività dell'ufficio stesso. La parola al sindaco. Aspetta che chiudo, se mi bomba la voce. Diciamo che in realtà questa scelta nasce da una visione sulle prospettive dell'ufficio. Innanzitutto, diciamo, abbiamo sollecitato molte volte l'ufficio ad applicare quelle che sono le normative presenti per quanto riguarda ad esempio l'edilizia agevolata, perché se si applica l'edilizia agevolata molto lavoro da parte dell'ufficio comincia, diciamo, a essere di meno, perché logicamente se l'edilizia agevolata è prevista serie casistica, in realtà ogni cosa lo chiamo in commissione, poi deve andare a Napoli, poi la legge dice che in realtà è una responsabilità del tecnico a tenersi quelle che sono le indicazioni, è chiaro che si è appeso a decidere tutto, quindi stiamo cercando, diciamo, di un pochettino di far presente, in tanti modi ci si è mosso in certa direzione, di snellire l'ufficio, perché il problema dell'ufficio è lo snellimento delle problematiche. Ora il problema, diciamo, principale è che in realtà la vera commissione strategica, la commissione del paesaggio, quella del paesaggio, che in realtà niente può rapportare con la parte urbanistica, e si pone un problema che daremo una verifica nei prossimi giorni per l'istituzione dell'ufficio del paesaggio, perché dobbiamo chiarire bene che diciamo, in maniera, secondo me, la posso capire contingente, perché contingente vuol dire un tempo limitato, no? E in realtà, diciamo, il responsabile dell'urbanistica non può assolutamente
diciamo, firmare gli atti che riguardano il paesaggio. Però intanto c'è una delibera fatta all'epoca, una passata amministrazione che in realtà in maniera secondo un po', diciamo, portata praticamente a realizzare questo, però questa è una situazione che non regge sotto nessun punto di vista, quindi è necessario che si vada a costituire l'ufficio del paesaggio e ora dobbiamo individuare la procedura per creare un responsabile dell'ufficio del paesaggio, cioè che in realtà abbiamo anche la firma degli altri, perché assolutamente non possono essere firmati, diciamo, dallo stesso, diciamo, dal dirigente urbanistico, o non può essere firmato gli altri, diciamo, che riguardano la parte, diciamo, ambientale. Poiché comunque, diciamo, ci apprestiamo, stiamo cercando di mettere, diciamo, mano a quelli che sono, diciamo, i controlli di rischio, in particolare diciamo, è necessario che questo ufficio, questa struttura sia organizzata differentemente. Poi teniamo presente che, diciamo, per i ritardi dovuti, non è che uno li vuole tirare in mezzo alla faccenda del Covid, purtroppo è una situazione che continua a esserci e continua a crearci difficoltà nella gestione di tante situazioni. Però, diciamo, per il momento specifico, anche qui ci sono stati ritardi nel partito di concorsi che erano previsti per il personale amministrativo C e per quanto riguarda i giovani che erano previsti ognuno del settore, proprio perché in realtà non si sapeva come poter gestire i concorsi, perché in realtà, diciamo, come si diceva, quindi si possono fare. Diciamo che si sta cercando di dare la massima attenzione su, diciamo, sull'ufficio, però l'ufficio, diciamo, deve, a mio giudizio, snellire il più possibile con le procedure di legge che ci sono e, diciamo, in realtà, insomma, così, organizzarsi in maniera tale da poter affrontare quello che è in competenza della parte urbanistica. E secondo me la maggior parte delle cose che andiamo avanti sono di natura paesaggistica, quindi, diciamo, è stata una valutazione, anche perché abbiamo notato, insomma, tutto il grande lavoro fatto dai tecnici nella commissione di, diciamo, edilizia eccetera, ma che in realtà molto spesso, diciamo, forse per certi aspetti si perdeva molto più tempo. Io penso che se il dirigente, diciamo, ragionando e rafforzando l'ufficio, si guarda la parte urbanistica, bisogna che facciamo prima su tutta una serie, diciamo, di cose che dobbiamo fare, diciamo, insomma, è sua, non è che delegando alla commissione edilizia si tolga la responsabilità del dirigente, la commissione facoltà, quindi, diciamo, la motivazione è stata una visione che abbiamo sull'ufficio che vorremmo cercare, diciamo, di far funzionare in modo possibile, perché attorno a questo gira una parte dell'economia del prossimo 22, perché dobbiamo far uscire più lavori possibili, anche perché poi si affaccia il problema del bonus dei fabbricati, dove qua stiamo approfondendo un attimo la questione, perché, diciamo, che probabilmente il bonus non sarà incidente sulle facciate quando, ad esempio, in un'altra parte dell'abitazione c'è un motore di vizio. C'è tutta una serie di problematiche che dobbiamo affrontare in certa maniera, che certamente, diciamo, in questa fase la Commissione. Comunque è stata una scelta che, diciamo, abbiamo dovuto fare, quindi si va, diciamo, a eliminare la Commissione modificando il regolamento, l'attuale regolamento, diciamo, insomma, in edilizia. Questa è la motivazione che abbiamo, diciamo, pensato e valutato. Chiede la parola il consigliere Mazzina. Allora, ho colto l'occasione per fare una ringraziazione. Nel senso che questa decisione, questa scelta, è stata una scelta che abbiamo ponderato e abbiamo valutato, e che certamente presenta due profili, un profilo politico e un profilo amministrativo. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, non ripeto quello che ci ha detto poc'anzi il sindaco, perché sostanzialmente l'anima, diciamo, della Gesù, ossia quello di dire è vero che si elimina un organo, lo si fa per velocità e lo si fa anche per fare in modo che chi li assume se le responsabilità se le assuma fino in fondo, diversamente passi il testimone. Punto primo. Punto secondo invece è l'aspetto politico. E l'aspetto politico ci ha permesso in questa occasione, e mi permetto di parlare in questo caso da questi banchi, ma oggi in maggioranza a nome di Ludovica, di Marina, dello stesso Salvatore, perché noi questo tema l'abbiamo fatto quando occupavamo il prossimo. E allora noi ce lo siamo sempre ricordati nel ragionamento che facevo, che ancora oggi è ben fresca nella nostra mente la dinamica che ci ha prese corpo in quell'occasione e che ci portò, come è capitato anche a voi di fare questa mattina, addirittura da allontanarci dalla seduta di Consiglio Comunale. Perché? Perché poi abbiamo un problema di natura politica. E allora, siccome noi riteniamo che
le posizioni non debbano mutare a seconda della sedia che vai a occupare, ma che la ragione di coerenza, quella che voglia chiamare questione di principio, questione di principio, sia supportata anche da una robustezza amministrativa, cioè dalla praticabilità di questa cosa, noi riteniamo che questa per noi potesse essere l'occasione per fare quello che noi 5 anni fa non siamo riusciti a fare, ossia coerentemente prendere una scelta difficile, coraggiosa, che va anche, come dire, spiegata in un contesto in cui si è sempre abituati, si è sempre ragionati in una certa maniera, e di dire noi siamo qui, loro lo dicevamo soltanto lì perché era la cosa più comoda, insomma, da fare, cioè io l'ho detto, infatti ho buttato là, ho fatto demagogia, ho fatto populismo, pace, e poi la responsabilità della autonomia. Ma noi da questi banchi abbiamo voluto dare prova che in quelle parole noi ci credevamo fino e che in questo senso, ripeto, è sì una questione di principio che io personalmente rivendico fino in fondo, per quegli argomenti che ti ribadire, non sto qui a ribadire, sono ancora oggi scritti su carta di quelle presale comunale, ma che oggi sono accompagnati anche da elementi di natura amministrativa che ci permettono di dire questa cosa si può fare perché la legge ce lo consente, si deve fare perché secondo me c'è bisogno che questo apparato amministrativo si comincia a dare una scossa, chi si deve assumere le responsabilità lo deve fare e lo deve fare fino in fondo, diversamente passi il testimone. Grazie per l'occasione. Una breve consigliere. Ok, così risponde entrambi. Consigliere Romano, prego. Io aggiungo tutto quanto è stato detto sia dal sindaco che dall'assessore Mazzina. Aggiungo solo che per fare una valutazione dell'ufficio come è stato fatto dal dottor Bozzavo 3, bisogna pure partire da dove abbiamo. Abbiamo trovato l'ufficio al momento in cui ci siamo insediati, cioè con un altro tecnico che era cioè un procedimento penale per cui non poteva comunque esercitare le sue funzioni. Quindi già partivamo purtroppo non a zero ma almeno 5, diciamo, questa ricerca. La scelta quando mi riguarda non facevo parte della vecchia amministrazione, neanche di là posso dire. Esprime il mio punto di vista sulla ricerca. Per quanto riguarda la commissione edilizia, effettivamente diciamo, per poter valutare c'è stato, come diceva il sindaco, il Covid in mezzo, che non è una giustificazione, ma chiaramente ha capovolto tutti i termini di ogni valutazione amministrativa e politica, perché prima di marzo c'era una valutazione, successivamente comunque ci sono state le valutazioni continue da fare. Ma la compressione della commissione edilizia ha un senso, a mio avviso, nella misura in cui noi lo affianchiamo con il rinforzamento dell'ufficio. E se noi rinforziamo l'ufficio e rilanciamo l'edilizia come noi stiamo intendendo, come intendiamo fare, allora ha un senso anche, cioè lo snellimento ha un senso se noi rinforziamo l'edilizia. Per cui diciamo, questa valutazione è stata fatta e perché c'è la volontà di rilanciare in questo momento il settore dell'edilizia. Che possa fare lavorando anche a livello economico, sia favorendo i progettisti, sia favorendo le ditte, sia i cittadini che devono regolarizzare gli immobili, questa scelta passava attraverso uno snellimento anche delle procedure. E questo è in quest'ottica va letta diciamo, la modifica che noi apportiamo. Faccio presente che un'altra modifica di non poco conto che è stata fatta da questa amministrazione è quella dell'inserimento del portale telematico, cioè fino a marzo l'esame delle pratiche avveniva in maniera cartacea, per fortuna al momento in cui è entrato il Covid in gioco si è potuto fare tornare un working anche per l'edilizia, cosa che non si poteva fare in precedenza, ci sarebbe stata la paralisi. Questo in qualche modo ha consentito di andare avanti. E come diceva il sindaco, il rilancio passa attraverso l'esame dei condoni e noi ci auguriamo che diciamo, la soppressione della commissione, che si tenga presente che la commissione edilizia di cui noi stiamo parlando, del regolamento edilizio di cui noi stiamo parlando, fa parte poi dell'era giurassica, se vogliamo, perché adesso, a parte che è facoltativa, ma con la nuova legge urbanistica noi dobbiamo approvare i due, cioè il regolamento urbanistico edilizio comunale che si affianca al piano urbanistico, quindi diciamo, facciamo questo passaggio in un'ottica di snellimento, ma ben sapendo che dovrà essere poi approvato in maniera definitiva il regolamento edilizio urbano comunale. Grazie consigliere Romano, una replica al consigliere Bozzotto.
Allora, cominciamo per quanto riguarda te Paola. Io infatti devo dire che a me aveva sorpreso a marzo vedere all'ordine del giorno, e a volte mi chiedo se non avessimo fatto la questione relativa ai curricula che non c'erano, questa decisione di oggi non sarebbe maturata. All'epoca non è un'epoca così, diciamo, lontana, è remota all'epoca di 6 mesi fa, quindi a me di... Ma non conosci l'estero di quella votazione, quindi non la conosci la quindi diciamo ovviamente all'epoca mi sorprese questo. Io in una situazione, diciamo, di principio, te lo ripeto, ritengo che se questa cosa viene vista come da quiz teorico e così come un appesantimento, è chiaro che gli appesantimenti vanno eliminati, dobbiamo essere più veloci, specie considerata la fase storica in cui dobbiamo cercare di renderci conto che questo non è soltanto la soluzione del problema del cittadino che ha un problema con la sua abitazione o con la sua struttura imprenditoriale, ma è qualcosa che può innescare dei circuiti virtuosi anche dal profilo economico. Il bonus a cui faceva riferimento il sindaco è qualcosa su cui ci si dovrà strutturare, perché mi sembra anche di sentire tra gli imprenditori e tra i cittadini stessi un'attenzione un pochettino poco forte rispetto ad una grande occasione storica che oggi il legislatore pone e che il governo in qualche modo consente. Quindi io l'unica perplessità, e quindi facciamo ciò che vi dico, è questa: oggi fare questa eliminazione della commissione non significa avere da solo snellito il procedimento, perché se questa operazione non è seguita da altre operazioni ancora più complicate, delicate, precise e tempestive e puntuali, questo rischia di diventare addirittura il contrario, rischia di diventare un appesantimento. Quindi è necessario, e per questo mi fa piacere che Enrico ha detto queste cose, perché era proprio quello che, insomma, in qualche modo volevo che uscisse da questa discussione, è necessario che il figlio vada rafforzato e vada messo nelle condizioni di lavorare meglio, ma vada anche messo nelle condizioni, insomma, di poter essere più efficiente nella risposta ai cittadini, perché oggi è quello che sta mancando, questi sono i cittadini che ci vedono e ce ne lamentano di queste situazioni quotidianamente, così come succederà sicuramente a voi. E quindi intendevo, e questo perciò l'assenzione non è in modo favorevole, oltre alla confusione che mancava il fatto di avere ammasso l'ordine del giorno e oggi non vederlo più, l'assenzione non il voto favorevole, ma non il voto contrario, non il voto favorevole, è dovuto al fatto che questa può essere probabilmente una prima mossa, ma se arrivare ad altre mosse, e quindi ci aspettiamo da qui a breve, Covid o non Covid. Se non ci sono altri interventi, quindi voti favorevoli alla modifica del regolamento e quindi all'abolizione della commissione. 9. Voti contrari 0, astenuti 2. Votiamo anche per l'immediata esigibilità come 9 e astenuti 2, quindi come prima. La parola al capogruppo. Devo dire una sospensione di 10 minuti del consiglio. 10 minuti. Sono le 12.34.35, quindi il consiglio è aggiornato alle 50. Cioè, sapere che la minoranza non si occupa. Così come già accaduto a marzo, nel fascicolo non ci sono i curricula vitae dei soggetti che hanno presentato istanza di candidatura. È qualcosa che va necessariamente, come già insieme convenimmo a marzo, allegato al fascicolo, perché è l'unico modo per noi, è l'unico modo per noi di arrivare a poter decidere rispetto alle persone da votare, e soprattutto quando andiamo a parlare di esperti e quindi di persone che dobbiamo collocare in categorie di conoscenza ben individuate. È la stessa cosa che è già successa a marzo, dal momento che si tratta di un consiglio comunale che noi, insomma, ne ragionerà a breve, perché da quello che ci sentivo si dovrebbe fare già la settimana prossima, ritengo che dal momento che le sostituzioni che dobbiamo fare, cioè le persone che si sono dimesse il 26 aprile 2019 e il 4 luglio 2020, non costi niente a questa maggioranza secondare questa richiesta e consentirci di opportunamente valutare le situazioni. I curricula andavano assolutamente allegati, non è qualcosa
che io dovevo provare diversamente, andavano allegati perché sono parte fondamentale della decisione di oggi. Ogni volta che è successo una cosa simile, questo lo ricordo per storia, nella scorsa consigliatura non è mai successo che di fronte ad un fascicolo incompleto, che comunque non aveva messo in condizione i consiglieri di svolgere il proprio ruolo, non è mai successo che da parte mia ci fosse un atteggiamento ostruzionistico nei confronti dei miei colleghi consiglieri, ma ho sempre detto, se non ci sono le carte, ok. Tanto il prossimo rifacciamo il consiglio, quindi credo che non costi niente a nessuno rinviare questa cosa. Abbiamo aspettato dal 26 aprile 2019 dal 4 luglio 2020, sostituiti, dobbiamo scrivere per forza stamattina quando c'è questa incompletezza nella documentazione, quindi chiediamo il rinvio nella speranza che il consiglio venga accolto, perché non si sta chiedendo niente di che, soltanto scritto 5 giorni dopo. Consigliere, ha ragione. Verrà che è stata una mancanza nostra, se le avesse richieste che l'avrebbero celermente date, se un minuto consente al capogruppo di conferire col sindaco, così possiamo votare per il rinvio. Accedere e visionare i curricula che sono pervenuti, ovviamente il diritto di accesso ai segretari comunali è pieno, tanto più quanto poi quando poi un elenco viene costituito proprio al fine di agevolare insomma le decisioni. Perché tendenzialmente ricordo che le nomine delle commissioni non passavano per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e l'acquisizione di curricula, quindi l'abbiamo fatto e sono chiuse il 18, la 18 erano disponibili chiaramente a qualsiasi consigliere comunale. Sicuramente se volete si può la prossima volta allegheremo, però un attimo solo che conferiscono sindaco e capogruppo e poi tutta l'idea. Noi adesso abbiamo aderito rispetto a questa nostra richiesta, perché effettivamente io tutto mi sarei aspettato, però non di venire domani ieri e trovarmi il fascicolo così vedato. Lo potete acquisire, lo potete acquisire, a parte che vi racconto che per avere i curricula delle vecchie cose ho messo 3 mesi, quindi altro che il 18 settembre ho messo 3 mesi, gli ho chiesto informatico e mi è arrivato un po' un pacco di carte, tante, lasciamo perdere. Ma adesso vi stiamo rappresentando una cosa di assoluto buonsenso, cioè il fatto che i curricula non ci sono. La volta scorsa questo argomento fu ritenuto meritevole di attenzione anche da parte vostra, quindi a maggior ragione forse si doveva impegnare a controllare se il motivo di rinvio scorso. Sicuramente. Allora, arrivare la parte che io potevo chiedere o non potevo chiedere, ci sta una cosa di corretta dialettica maggioranza e opposizione, dove se l'8 ottobre, come comunque capire, ci sarà un consiglio comunale, stiamo parlando di 8 giorni da oggi. Non vi sembra che per forza stamattina dobbiamo sostituire qualcuno che si è dimesso il 29 aprile del 2019 o il 4 luglio del 2020? Infatti, cioè, sì, la stessa è stata fatta, adesso votiamo per il rinvio, no, quindi... Giusta osservazione, per non ci mancherebbe nulla. Però dico, penso che che la commissione in via delle mani questi argomenti. Forse prima si faceva il cartaceo, allora si metteva dentro, forse questa... No, ma manca sia la parte informale che la parte cartacea. Ho verificato questo. Ma ovviamente io posso far portare il fascicolo della Luna, è escluso che possiamo fare, cioè a meno che ci viene espressamente richiesto, non è che facciamo le copie di 20 quanti sono, il fascicolo curricula, come dice giustamente il consigliere, Allora, sicuramente è stato anche pubblicato all'albo, non mi ricordo. Possiamo procedere in questo modo: il faldone si porta dall'ufficio all'ufficio del segretario, in modo tale che è lì consultabile da chiunque ne abbia interesse, perché come fotocopie sono una mole un po' esagerata ed è uno spreco di carte. Quindi adesso possiamo comunque votare per il rinvio, io credo che sia. Come Presidente mi sento di dire che è una richiesta che potrebbe, cioè, può essere accolta, però si vota chiaramente a maggioranza. Quindi per il rinvio dell'argomento, voti favorevoli. Ma con questa motivazione? Con questa motivazione?
scusate ragazzi, stiamo mettendo la richiesta del consigliere Bozzò a votazione. Voti favorevoli per il rinvio? Con questa motivazione, voti favorevoli 1, 2, 3, 4, l'unanimità. L'unanimità, per cui l'argomento verrà rinviato per la settimana prossima. Prego. Ringrazio il Presidente e tutti i membri della maggioranza per aver accolto la nostra richiesta di rinvio. Grazie. Possiamo passare al decimo e ultimo, quindi rimaniamo come ci siamo detti. Sarà disponibile l'ufficio del segretario per la consultazione o l'ufficio segreteria affari generali. Grazie. Siamo al decimo e ultimo punto all'ordine del giorno, indirizzi per la riqualificazione futura dell'area della centrale elettrica Silpici, il relatore è il vice sindaco Ciro Lembo. Per questo argomento sicuramente avete letto la proposta, perché in effetti sulla propria notte non c'entra un altro, diciamo, chiamiamolo fatto nuovo, perché noi da quando la precedente amministrazione, quella me presieduta nel 2007, la prima consigliatura, votammo per il collegamento dell'isola di Capua alla rete di trasmissione nazionale. Quindi, dando per scontato, votando anche delle delibere, e poi nei 10 anni successivi, vedi che nel 2017 è stato realizzato tutto e spento la centrale, quindi si dava per scontato, abbiamo anche deliberato, dell'eliminazione dello smantellamento della centrale. Poi siccome nel mese di marzo io e il consigliere delegato all'urbanistica abbiamo mandato una lettera alla SIPIC per sapere, proprio perché stavamo preparando il nuovo piano paesistico, il PUC, eccetera, di sapere qual era la destinazione futura della centrale. C'è stato risposto che, poi si sono fatti anche degli incontri, è stato risposto che la SIPIC avrebbe intenzione di smantellare la centrale, ma di farla risultare addirittura con delle documentazioni, eccetera, però che praticamente sarebbe essenziale, eccetera. Nel frattempo, nel 2018, è stata chiesta da parte, io non ero in consiglio comunale, non sapevo niente, è stata chiesta alla città metropolitana la concessione dell'acqua, sarebbe un'autorizzazione unica ambientale. E all'epoca purtroppo ci sono state anche delle sollecitazioni, anche da parte mia, quando ero presidente dell'associazione di Amacapri, di sollecitare l'amministrazione in carica di seguire quella pratica e di andare a contestare questa cosa. In effetti alla fine la conferenza dei servizi si è conclusa, però hanno rimasto sospese alcune situazioni da concludere di tipo urbanistico, che è rimasto sospeso, quindi l'acqua in effetti non è stata ancora rilasciata dal SUAP. Ovviamente a queste proposte, a queste lettere che sono arrivate, eventualmente potremmo fornire, diciamo, ai consiglieri che lo richiederanno, c'è stato fatto un incontro per cercare di mediare, questo incontro l'ha fatto il consigliere dell'avvocato Romano, ma dai verbali cosa è emerso che praticamente la società vuole andare avanti, non ha intenzione di smettere, ovviamente cercando forse di produrre, di vendere energie, insomma non sappiamo che cosa vogliono fare, a noi ci sembra una cosa un poco oscena, però ovviamente loro fino a quando non avranno il rilascio dell'acqua non potranno, diciamo, esercitare. Adesso rimane ancora di riserva a tre fino a quando non si completerà il secondo capo, che sta in fase di completamento, che dovrebbe provenire, adesso che è provenuto già, è stato posato da sorrente per tenere l'isola collegata da due punti diversi della terraferma e da due linee diverse di terra. Quindi praticamente allora noi abbiamo ritenuto, io come assessore alle fonti energetiche, di fare una delibera di indirizzo, diciamo, ai due uffici, ma innanzitutto per far capire che noi siamo sempre fermamente contrari alla permanenza della centrale, peggio ancora alla riattivazione dei motori, insomma, quello di secondo quelle che loro chiedono, di voler proseguire la produzione, forse
vendere l'acqua corrente, rimettersi nel mercato, non lo sappiamo. Siccome abbiamo noi ancora due occasioni per far riaprire la conferenza dei servizi alla città metropolitana, proprio perché non è stata ancora rilasciata al SUAP l'acqua, per due motivi. Il primo perché la conferenza dei servizi è conclusa perché con un rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio edilizia privata urbanistica di un progetto che aveva presentato la SIPIC per i nuovi scarichi, tutta una nuova organizzazione che era subordinata, però è stata approvata dalla commissione edilizia locale, dalla CLP e la sovrintendenza non ha dato parere favorevole, anche però verificando, come scrive sempre, se ci sono altri abusi nella centrale. Siccome nella centrale ci sono altri abusi, l'ufficio ha fatto la via del procedimento di diniego che adesso è in via di questa situazione. L'altra situazione che noi abbiamo attivato, adesso con questa delibera daremo precise indicazioni sia all'ufficio urbanistica, per, come avete detto, noi diamo indicazione comunque della nuova disposizione del piano, si metta una destinazione diversa, si vada a prevedere una destinazione diversa della zona, e l'altra l'ufficio lavori pubblici per quanto riguarda, come è noto, lo scarico del cosiddetto canalone di Truglio per quanto riguarda le acque di raffreddamento dei motori. E quindi con questo poi si dovrebbe riaprire, la conferenza dei servizi con la città metropolitana, salvo poi che vuol dire che organizzeremo ovviamente le nostre reazioni che riterremo più opportune per evitare questa sciagura, che riteniamo sia una sciagura già superata e adesso si ripresenta. Colgo l'occasione, e poi sicuramente saprà che il 14 ottobre verrà a capo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a inaugurare l'impianto, quindi già in quell'occasione solleciteremo pure noi ovviamente il Ministero dell'Ambiente, adesso attiveremo tutte delle iniziative che riterremo più opportune, nessuna escluta, per evitare questa situazione. A noi ci sembra un poco, addirittura in una lente si parla anche di riattivare il dissalatore, cose eccetera, veramente di tempo follia. Allora noi con questa delibera andiamo innanzitutto a esprimere indirizzo politico favorevole alla riqualificazione futura del sito attualmente occupato da centrale elettrica gestita da Città Sicca e alla destinazione d'uso diverso della zona su cui insiste l'impianto industriale, previa dismissione della centrale stessa. Secondo, di dare indirizzo all'ufficio responsabile del settore sesto, urbanistica e edilizia privata, affinché nell'efficiente piano urbanistico comunale ed in linea si tenga conto della diversa destinazione espressa dall'amministrazione con la presente delibera disponente ogni atto conseguenziale finalizzato alla riqualificazione dell'area nella quale esiste la centrale elettrica Sistic, individuando altresì all'interno del reticente piano urbano comunale relative norme di attuazione ogni migliore destinazione, IVA compresa quella turistica ricettiva, anche al fine di favorire lo sviluppo del porto di Magliacca. Terzo, di dare indirizzo responsabile del settore quarto, lavori pubblici da autorizzare l'attuale scarico all'interno del canale di sversamento delle acque bianche, proprietà comunale, cosiddetto lavoro di tutti, delle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto industriale, semplice esclusivamente sino al completamento finale dell'allacciamento dell'isola di Capri, al secondo cavo di collegamento con la rete trasmissione nazionale proveniente da Sorrento. A questo io chiedo di aggiungere solo ed esclusivamente in via eccezionale e per il periodo strettamente necessario. Di aggiungere questo dato. Scusi, perché per la verbalizzazione sì. Cioè una sì, esclusivamente in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'uso della città. Richiesto da te, perché in effetti questo funziona. E quando Terna chiede di arrangiare la città, loro ovviamente devono dare la corrente fino a che non si complete il secondo, quindi di aggiungere queste poche parole. Limitatamente alle case eccezionali e esclusivamente per il tempo necessario all'emergenza. Poi di trasmettere il presente deliberato al Ministro dell'Ambiente.
Ministero di Sviluppo Economico, all'Arena, Regione Campania, Settore Ambiente, la Città Metropolitana di Napoli e all'ARPA, per opportuna conoscenza e atti conseguenziali. Poi dichiarare ovviamente la presente elezione a seguito del voto favorevole, votazione ora immediatamente eseguita. Grazie. Grazie, Vice Sindaco. Sono interventi il consigliere Bottoglio. Allora, faccio prima diciamo due piccoli rilievi diciamo, di metodo, di forma per poi passare alla sostanza delle cose. Allora, vista l'importanza della. Abbiamo avuto modo di parlare diciamo, con il Presidente del Consiglio ieri e oggi, ovviamente questa libera, questa proposta che è stata consegnata oltre i tempi necessari ai consiglieri oltre le 24 ore diciamo che erano necessarie, quindi in teoria ignorando la nostra prerogativa evidentemente, ma riteniamo che l'argomento sia troppo importante e anche urgente, perché effettivamente c'è da analizzare con urgenza il caso richieda per nasconderci tra virgolette rispetto a questi formalismi, così come ritengo che forse vista l'ingerenza e l'incidenza che la cosa può avere sul redigendo piano urbanistico comunale, esistendo una commissione consigliere permanente di programmazione territoriale, l'argomento poteva essere oggetto anche di un'azione da parte di quella commissione. Quindi questi sono i rilievi formali che mi sento di fare e che spero vengano insomma colti come un qualcosa che possono essere utili la prossima volta, quindi maggiore tempestività nel presentare questo tipo di proposte, soprattutto quando sono così importanti. Presentarle all'ultimo appunto sembra quasi un modo per metterti in trappola e dire oh, ti contro, vuol dire che stiamo fuori dalla città. Allora, dal momento che siamo un po' di tempo qua su ci siamo stati a certe trappole che non siamo abituati a caderci, andiamo avanti e andiamo nel merito della vicenda. Siamo così convinti che il Consiglio Comunale, che tutte le forze politiche che questo Consiglio esprime, al di là delle divisioni tra maggioranza e opposizione e eventuali e in parte evidenti contrasti appartenenti anche all'interno del gruppo di maggioranza, che l'argomento meriti grande coesione da parte di tutti quanti noi. E pensare che il Consiglio possa essere silenzioso e inerte rispetto alle provocazioni che la società semplice a volte pone in essere, perché quando scrive all'amministrazione comunale dicendo voglio aprire e riaprire la città del dissalatore ci sta provocando, ci sta dimostrando o di trovarsi al di fuori del mondo oppure ci sta dimostrando che ci vuole provocare, vedere un po' noi di che cosa siamo a quel punto capaci. Quindi è giusto che il Consiglio Comunale in modo compatto risponda in maniera inequivocabile dicendo che la centrale non solo non deve mai più riaprirsi, ma soprattutto deve iniziare quanto prima un processo di demolizione di una cosa, di quello sconquasso, di quella cosa che anche da un punto di vista estetico e paesaggistico, oltre che ambientale, non possiamo più tollerare per un giorno in più. E quindi non ci sono dubbi che eventuali permessi che gli vadano concesse devono servire soltanto al tempo strettamente necessario al collegamento di terra, che oggi il Vice Sindaco diceva si approssima, diventa più vicino, e che qualsiasi ulteriore tentativo di tenere in vita un mostro ecologico di quella portata, di quelle dimensioni, è qualcosa che nessuno che fa politica a capo oggi può considerare e tollerare. Per cui, pur ritenendo che probabilmente la delibera di indirizzo sia uno strumento più politico che operativo, sia uno strumento più operativo che più politico che tecnico, e che forse quindi abbiamo bisogno anche di studiarci dei provvedimenti più precisi, dei provvedimenti più forti per resistere in eventuali contenziosi, in eventuali tavoli di fronte a Città Metropolitana, Ministero e quant'altro, diamo il nostro convinto voto favorevole a questa deliberazione e ribadiamo l'importanza di decidere già da oggi che quell'area va riqualificata in modo degno di un posto come Marina Grande e dei suoi abitanti e dell'isola di Capri in generale. Quindi ci sentiamo di votare favorevolmente rispetto a tutti i punti del deliberato,
anche rispetto alla parte mandata al punto 3, e quindi questo è il nostro parere, fermo restando per le azioni di carattere formale che facevo prima, che per me rimangono, anzi per me non cambiano la sostanza delle cose. Grazie. Possiamo quindi... c'è un intervento del consigliere Romano. Sì, volevo dire al capogruppo di minoranza, io raccolgo l'invito che non ho dimenticato, cioè quello di confrontarci anche in commissione sugli aspetti più importanti della democrazia. Diciamo che siamo in una fase ancora preliminare, per cui andare a discutere di cose che sulla carta ancora non ci sono, però era già mia intenzione, l'ho fatto quando ero in minoranza, e con maggior ragione ritengo doveroso farlo ora che sono in minoranza. Come è stato detto già dal sindaco, ma dargli raccolto anche dal punto di vista di Bozzaone, è chiaro che questo è un atto di indirizzo politico in cui la maggioranza, l'amministrazione manifesta l'intendimento di dare una diversa destinazione alle persone, di qualificare la zona, perché la volontà dell'amministrazione è quella di qualificare quella zona. E a mio avviso, diciamo, a parte l'indirizzo politico, ci sono degli atti più mirati che possono andarsi a fare, ma era doveroso pur sempre fare un passaggio con la società che gestisce da un secolo questo sito, verificare se era possibile intavolare un percorso condiviso, perché quando è stata fatta la lettera insieme al vice sindaco, come abbiamo visto, noi stiamo leggendo il piano urbanistico, voi cosa intendete fare, quali sono le vostre, qual è la vostra visione futura di questa di questo sito. E loro ci hanno risposto dicendoci che avrebbero voluto fare il ristallato, la struttura turistica ricettiva e la centrale. Anche noi ci siamo visti al centro congresso, siamo venuti tutti quanti, la verità, quindi hanno partecipato tutti. Noi abbiamo detto ad altri, per quanto riguarda il dissalatore, diciamo, riteniamo che sia forzata la cosa, per quanto riguarda la centrale di energia elettrica, ha un senso se è transitoria, per quanto riguarda la struttura turistica ricettiva, noi siamo a favore, nel senso che come amministrazione, noi avremmo piacere che venisse in politica di qualificare se voi portate avanti il discorso turistico ricettivo, anzi noi gli diamo una mano a fare questo, perché così prima si riqualifica. C'è stato un incontro iniziale diciamo, abbastanza cordiale, con buoni propositi saremmo dovuti uscire anche con una sorta di protocollo su questa cosa. Poi evidentemente ci hanno ripensato, hanno fatto loro passaggio e sono arrivati di nuovo e quindi hanno messo una serie di condizioni. La mia impressione è quella che ci siano ancora delle confuse da parte loro, però di là diciamo che vogliamo fare, ma loro hanno effettivamente una serie di confusioni. E per cui non sanno evidentemente quale loro futuro, hanno avuto dall'ARERA questa autorizzazione per produrre energia, non si sa come, però l'hanno avuto. E per cui a un certo punto ci siamo dovuti purtroppo dividere, perché le strade non sono quelle che noi avremmo anche accettato il regime transitorio, perché se invece dire per 4 anni, 5 anni, ma non concentrare poi andate via, questo è un discorso che andava nell'interesse di tutti quanti i cittadini della politica. Però purtroppo neanche questo non so. Ora, diciamo, questo è un atto di indirizzo politico, ha una sua valenza politica, l'atto amministrativo è diverso. È chiaro che se noi vogliamo fare atti poi di maggiore consistenza, si va a zonizzare con una destinazione diversa e in quel momento là si potrà poi, diciamo, quando poi si andrà a zonizzare in maniera diversa quando inseriremo nel piano, è chiaro che scattano le misure di salvaguardia, per cui tante organizzazioni non gliele può più rilasciare se la volontà dell'amministrazione comunale è quella di dare una destinazione diversa. Però qui sono gli atti della fase di sostanza, no? sono atti più efficaci, questi qua sono atti di indirizzo che comunque manifestano un indirizzo che danno un indirizzo agli uffici, che anche sul piano urbanistico comunale devono tenere conto di questa volontà del ente pubblico. Prego consigliere.
Zoga? Io la penso sì, deve essere un atto iniziale, secondo me dobbiamo tutti quanti spenderci più che possibile, perché effettivamente non si può pensare di fare ancora dei discorsi che partono da questa base, perciò dicevo una base proprio di provocazione, quando si dice mette in mezzo il senatore piuttosto che la centrale sindaca, che non ci si vuole aprire rispetto alla volontà di avere anche rispetto per il territorio in cui si è contestualizzati, no? E quindi questo è qualcosa che come amministrazione si deve prendere atto, di là delle forze politiche, di questi atteggiamenti ci si deve porre di conseguenza con tutti gli strumenti che la legge dispone, dal piano fino alle possibilità di espropriare, perché effettivamente poi credo che qui sia un discorso di paesaggio, di salute, di tutela dell'ambiente, è qualcosa che non si può pensare di andare ai tavoli con un'amministrazione comunale e partire dal presupposto che gli debba rimanere un dissalatore, che non abbiamo mai capito quanto non ha mai funzionato, lo sappiamo, penso lo accettano, è una centrale elettrica di cui per fortuna almeno per ora, almeno dall'acquisto del funzionamento ci siamo liberati, e quindi è qualcosa di cui si deve portare avanti, per cui su questi argomenti troverete in noi sempre una forza politica che inequivocabilmente vuole lo smantellamento e la riqualificazione di quell'area. Possiamo quindi votare, va votata però prima la proposta di emendamento che ha fatto il sindaco del Consiglio Comunale e poi voteremo l'intero deliberato. Voti favorevoli per l'emendamento? L'unanimità. E per quanto riguarda l'intero deliberato, voti favorevoli? L'unanimità. Votiamo anche per l'immediata disponibilità del deliberato. Voti favorevoli? L'unanimità. Alle ore 13.54 si chiude questa sessione del Consiglio Comunale.